Okay, well, welcome everybody to the ProTrader webinar series here today with Enrico Stucchi. I'm going to let him read his bio here to you guys to get the background, since this webinar is in Italian. I could do a little bit of Italian, but probably won't give it justice here. So I'll let Enrico go through that. If you are interested in Bookmap, you can see bookmap.com here, our Twitter page. You can reach out to us at support@bookmap.com, okay, for more information. And then I need to go through the risk disclaimer here as well. Trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. And then if you're interested in reaching out to Enrico, here is his email, his Facebook page, and then special Bookmap offers that are through him, okay, that you cannot get through the bookmap.com website. I will periodically place these into the chat in GoToWebinar if you are interested, so you can click on the links directly from there. You do not need to write these down and copy them. Va bene, allora iniziamo. I'll give the presentation to you. Screen and okay. And take it away. Okay, buonasera a tutti, scusate i picchi di sguidi tecnici, spero che mi sentiate, date un feedback se mi sentite. Sì, va bene. Ok, vedete che cosa vedete sullo schermo, perché ho più schermi aperti, quindi immagino guardiate la piattaforma in questo momento. Corretto? Do you see Bookmap now? Yes. On my screen? Okay, thank you. Perfect. Allora, io cercherò di farvi vedere le piattaforme e di non usare slide, usarle il meno possibile. Giusto qualche slide introduttiva. Il primo è il disclaimer che ci ha già letto Bruce, ma che vi traduco in italiano in maniera un pochino più semplice. A fare trading si possono perdere soldi spesso, e questo succede molto spesso, visto che la maggior parte dei trader retail perde soldi, sono le statistiche che conoscete bene, e se ne possono perdere anche parecchi. Quindi cliccare senza cognizione di causa nuoce gravemente alla salute del portafoglio. Chi clicca lo fa su rischio e pericolo, e io non vi sto invitando a farlo. Ultima cosa, se qualcuno vi racconta che sta guadagnando, non significa che sia vero o continuerà a farlo, e non significa che copiando la sua operatività guadagnerete anche voi. Ok, tolta questa cosa qui, diciamo, formale, vi racconto subito quello che, di cui parleremo stasera, perché è una cosa che mi dà estremamente fastidio quando inizio a guardare un webinar o un video su YouTube, è non capire se perderò tempo a guardarle fino alla fine oppure se ci sarà qualcosa di interessante. Quindi per... affinché possiate scremare, vi racconto quello di cui parleremo oggi. Questo è un webinar introduttivo alle funzionalità di una piattaforma, quindi vi mostrerò come funziona e cosa serve Bookmap e perché ho deciso di utilizzarla, per quali stili di trading è adatta e per quali non lo è, perché non è una piattaforma perfetta, è una piattaforma che funziona per determinati stili di trading e per determinati strumenti finanziari, e in che cosa è diversa da altre piattaforme, diciamo, di tipo convenzionale, quelle classiche con i chart a candelo, a barre, o anche quelle specifiche per analisi dei volumi. Cosa si riesce a vedere sulla piattaforma, che vantaggi porta, vedremo quindi i pregi, ma anche qualche difetto, e lo farò in maniera trasparente. Cercheremo di vedere anche qualcosina relativamente alla meccanica del mercato, cioè come il volume sposta il prezzo e perché. Cercheremo di analizzare anche il discorso dei data feed, dei broker disponibili che possono essere connessi con la piattaforma, alcuni settaggi, vedremo anche dove approfondire lo studio di questi argomenti, qualora questi argomenti abbiano suscitato un po' del vostro interesse, e poi vedremo anche eventuali argomenti di prossimi webinar, qualora sempre questo qui abbia suscitato un po' di vostro interesse. Perché questo? Perché oggi purtroppo devo darvi un po' l'ABC di come funziona la piattaforma, altrimenti se incominciassi a farvi vedere quali sono i suoi utilizzi pratici, ma voi non capite cosa sono gli elementi che sono visualizzati sulla piattaforma stessa,
fareste molta fatica a seguire. Quindi la parte più pratica e operativa purtroppo la dobbiamo lasciare per altre occasioni, che spero ci siano, qualora se la cosa vi interessi. Vedremo anche una promo sul prezzo che ci propone Bupa e alla fine faremo una sessione di Q&A, di domande e risposte, se ci sarà il tempo. Allora, vi dico che ci sono alcune conoscenze di base che io darò per scontate per poter parlare della piattaforma, quindi spero che tutti quanti conoscono la differenza tra gli ordini limit e gli ordini market. E questo sembrerebbe una cosa banale, ma in realtà chi per esempio è abituato a lavorare con il Forex e il CFD, il concetto di ordine limite e di ordine market già sul Forex è abbastanza aleatorio, perché non esistono veri ordini limite, in quanto quando si è, diciamo, fillati con un ordine sul Forex lo si è sempre dall'altro lato, quindi nel senso, se io voglio comprare sarò affilato al miglior ask, e se voglio vendere sarò affilato al miglior bid, quindi non necessariamente sul livello che è il più basso del bid ask in quel momento. Lo stesso discorso vale per il discorso del book, cioè il book verticale, che in inglese si chiama il DOM, cioè il depth of market, e come funziona anche un time and sales. Dico anche che gli ordini stop non si vedono, l'ho messo in grigio chiaro perché in teoria dovrebbe essere una cosa nota, ma forse non lo è per tutti. Sarebbe bene anche avere un minimo di conoscenze sul mondo dei volumi, su cos'è il volume delta, cos'è il volume profile e un po' di base dell'order flow analysis, perché questa piattaforma permette sostanzialmente di fare analisi dell'order flow. E la prima cosa che vi dicevo, volevo raccontarvi è perché sono passato ad utilizzare alcuni mesi fa questa piattaforma con cui mi sto trovando molto bene. Qualcuno di voi che ha la sfortuna di conoscermi sa che io sono sostanzialmente un trader sistematico. Perché? Perché mi sono reso conto tanti anni fa che se non ho un vantaggio dalla mia parte, quindi se non ho un cosiddetto edge, senza dalla mia parte, riuscire a guadagnare o vivere di trading è estremamente difficile, perché il prezzo ha un andamento molto, diciamo, casuale, non totalmente casuale, altrimenti non avrebbe alcun senso cercare di battere il mercato o di fare trading, però la, diciamo, casualità è sicuramente predominante nell'andamento dei prezzi. Ora, senza stare a vedere, ad andare a rifangare teorie di random walk theory o roba del genere, questo è un aspetto, diciamo, che probabilmente è noto a tutti. Quindi io ho sempre cercato di trovare qualche cosa che mi desse il vantaggio di riuscire, diciamo, di battere la monetina nella scelta se andare long o andare short sull'operazione. E quindi ho cominciato a cercare sulle serie storiche, per esempio, dei bias temporali, come potrebbero essere, che ne so, l'andamento tendenzialmente rialzista del gold il venerdì, tendenzialmente ribassista del petrolio il lunedì. Oppure le stagionalità delle materie prime, quindi il fatto che il gas, per esempio, naturale salga di prezzo durante l'inverno o durante l'estate e scenda in primavera e in autunno. Oppure l'analisi del comportamento delle sessioni, cioè spesso e volentieri si verificano i cambi di sessione, quindi quando si passa, per esempio, dalla sessione europea alla sessione americana, si possono vedere dei cambiamenti di direzione improvvisi, derivanti dal fatto che la palla passa da un'altra parte, quindi se ad esempio il mercato è sceso molto durante la sessione europea o asiatica, diciamo, tendenzialmente, a parte in giorni come questi, gli americani poi reagiscono e tendono a spostare il mercato verso l'alto. Però veramente l'aspetto diciamo, più importante di tutti quelli che ho sempre cercato di analizzare è cercare la natura prevalente dello strumento finanziario, cioè gli strumenti finanziari possono avere delle nature più forti che altre. Ad esempio, alcuni strumenti hanno una trend follower piuttosto marcata. Ad esempio, se prendiamo gli indici americani negli ultimi 100 anni, la tendenza è abbastanza evidente. Alcuni strumenti, invece, per esempio, anche in intraday o su qualche giorno, hanno una tendenza a reagire bene ai breakout. Quindi vanno comprati sulla forza e venduti sulla debolezza quando
superano dei livelli di supporto di resistenza critica. Esempi di questo tipo possono essere il petrolio, l'oro o la benzina, il platino, il palladio, sono tutti strumenti che hanno una forte tendenza a breakout. Oppure ci sono quelli che hanno tendenza a reagire bene ai movimenti di tipo volatility breakout, cioè quelli in cui sostanzialmente io lavoro sull'accelerazione, quindi non c'è la rottura di un livello di supporto e resistenza, ma mi conviene entrare quando vedo un'accelerazione del prezzo. Il gas naturale, ad esempio, è uno strumento che risponde molto bene a strategie di tipo volatility breakout. E poi ci sono gli strumenti che invece reagiscono bene alle strategie mirror inverting, e quindi tendono a ritornare verso chiamiamolo un valore di equilibrio quando il prezzo si distacca molto da questo valore. Tendenzialmente prodotti, diciamo, che sono più pesanti, come S&P 500, IES, per esempio, può avere un comportamento mirror inverting, specialmente dal basso verso l'alto, quindi comprare le sue discese, quindi buy the dip. Questo non sempre funziona, in questi giorni evidentemente è un pochino più complicato. Quindi questa è la logica con cui io mi sono sempre approcciato ai mercati. Allora, volevo però riuscire a trovare un metodo per riuscire a qualificare meglio il comportamento, per esempio, dei breakout, dei volatility breakout o delle inversioni sugli strumenti finanziari in intraday. Quindi volevo cercare di ottimizzare i miei ingressi, sapendo che questi strumenti hanno queste caratteristiche particolari. Quindi mi sono approcciato da alcuni mesi al mondo, qualche anno, diciamo, al mondo dei volumi, e mi sono poi imbattuto finalmente nella piattaforma Bookmap, che mi fa vedere esattamente quello che io volevo vedere. Vi dico subito, prima di passare a fare, anzi, se riesco nel frattempo, vi faccio vedere anche cosa sta facendo la piattaforma. Vi dico anche per quale stile di trading questa piattaforma si considera più adatta e quella in cui è meno adatta. È una piattaforma perfetta per chi fa intraday, quindi il day trader che vuole approfittare dei movimenti intraday e che vuole possibilmente chiudere le sue posizioni a fine giornata e andare a letto tranquillo. Però posso essere utilizzata anche, io sono per esempio, faccio parte di questa categoria, anche dagli swing trader, cioè chi vuole cercare di ottimizzare l'intraday, ingressi e uscite di posizioni che invece hanno un orizzonte temporale di tipo medio periodo, da qualche giorno a qualcosa di più. Soprattutto è utile per chi vuole comprendere le logiche di causa effetto dei volumi che spostano il prezzo. Io devo dire che da quando ho iniziato a utilizzarlo, credo di aver imparato tante cose che in questi quasi 20 anni di carriera forse non avevo compreso. Quindi devo dire che questo è sicuramente un aspetto veramente importante, l'aspetto didattico di cosa ti insegna una piattaforma di questo genere. È una piattaforma che però, lavorando proprio sulle time frame brevi, anzi sul singolo eseguito, è forse meno adatta per chi fa trading di medio e lungo termine con orizzonti temporali di qualche mese. Non è una piattaforma che va bene agli analisti tecnici, cioè non è una piattaforma per disegnare trend line, per indicatori, oscillatori, Fibonacci, roba del genere. Tutta roba che addirittura nella piattaforma non c'è. Quindi è una piattaforma estremamente pulita che non possiede delle caratteristiche di analisi tecnica. Non è neanche una piattaforma che permette l'analisi del cosiddetto volume profile multi-day, quindi ad esempio chi vuole vedere l'andamento della distribuzione dei volumi negli ultimi 30 giorni, con Bookmap fa molta fatica. Quindi occorrono integrare eventualmente queste informazioni con altre piattaforme più semplici, ce ne sono tante sui volumi, e non è neanche una piattaforma adatta diciamo, all'analisi dell'order flow con altri strumenti tipo il footprint. Non so se lo conoscete, il footprint è una metodologia sostanzialmente di analisi dell'order flow basata su candele, diciamo, che sono candele o a tempo o a volume o a ordini o a range, eccetera. Non è questa la piattaforma che fa questo genere di cose, perché va molto più in dettaglio di quello che secondo me è un footprint.
Questa piattaforma è adatta anche ad alcuni strumenti finanziari e non lo è ad altri. Io la uso sulle azioni americane perché? Perché le azioni americane sono disponibili come flusso di dati per essere connessi a Bookmap e la utilizzo anche per i future, quindi tutto del mondo CME, quindi CME, CBOT, NYMEX, COMEX, tutta la famiglia del cosiddetto CME. Ma anche volendo si possono connettere i flussi dell'ex NYBOT, cioè dell'ICE US, quindi cacao, cotone, eccetera, eccetera, e dello Eurex o Eurex che dir si voglia, quindi DAX, Bund, BTP, Eurostoxx 50, eccetera. Va bene anche per le cryptocurrencies, quindi con le criptovalute che tramite diversi, diciamo, exchange. Non regolamentati che fanno lo scambio di cryptocurrency. Invece non è adatta al Forex perché il Forex non è un mercato OTC, quindi non è adatto, non ha i volumi, non è adatto ai CFD. E dicendo però che attenzione, anche se non posso collegare i CFD, ovviamente io posso fare trading con le informazioni che ottengo da Bookmap su CFD. Ad esempio, io posso guardare che ne so, il future del Nasdaq e poi lavorare sul CFD del US Tech 100, come si chiama l'equivalente CFD. Sul mondo del Forex ho qualche dubbio in più perché esistono i future valutari come non so, 6E, 6J, eccetera, che sono i future delle principali valute contro il dollaro, che però francamente non hanno la stessa liquidità che ha il mercato spot del Forex e neanche di altri prodotti che però non sono andati in retail come gli swap o i forward contract che in realtà muovono la maggior parte dei volumi del mondo Forex. Non ad azioni e future che non dispongono almeno attualmente di data feed, quindi di flussi dati, quindi lo dico subito, visto che siamo in Italia, azioni italiane e future del FIB non si possono connettere attualmente a Bookmap. Esistono delle cosiddette API, cioè delle interfacce per diciamo, connettere altri fornitori di dati, però io attualmente non ho mai provato a farlo, quindi non so se sia oggettivamente possibile. Bookmap è, cominciamo a vederla magari, è non è una rappresentazione esotica del prezzo con roba tipo barre a volumi, a ordini, a NT, Carrange, oppure l'Elenco, i CACI, Point and Figure, eccetera. È una piattaforma che invece fa vedere gli eseguiti a livello atomico e la liquidità. Infatti la pubblicità di Bookmap dice: è una piattaforma che mostra la liquidità del mercato. Okay? Secondo me dovrebbero aggiungere anche una piattaforma che mostra il flusso degli eseguiti a livello atomico, cioè si riescono a vedere gli eseguiti con un livello di zoom che è incredibile, fino al meno del microsecondo, in realtà si arriva a circa 250 nanosecondi. Ricordo che il microsecondo è il milionesimo di secondo, il nanosecondo è il miliardesimo di secondo. Faccio vedere qui ad esempio cosa significa zoomare gli eseguiti al microsecondo. Vi faccio vedere in tempo reale. Non so se riuscite a vedere il livello degli eseguiti, sostanzialmente di ogni ordine che viene eseguito sul bid e sull'ask. Questo è diciamo, una caratteristica estremamente interessante che però potrebbe anche spaventare. Perché uno dice: ma cosa me ne frega a me di andare a vedere il nanosecondo, visto che diciamo, non riuscirei, il mio occhio non riesce assolutamente ad apprezzare. Inoltre, ricordiamoci che anche se riuscissi a apprezzare, io devo fare clic, se devo arrivare al CME, devo attraversare l'oceano e ci sono circa 100 millisecondi solo di velocità della luce da superare, quindi è chiaro che è un tipo di informazione che non mi permette di fare lavoro di un HFT, cioè anche perché per fare high frequency trading occorre stare in collocation sui server di Aurora del CME per poter sperare
dibattere e effettivamente investire anche miliardi di dollari in infrastrutture per cercare di fare quel genere di attività. Quindi non è questo quello che intendo fare, però riuscire a visualizzare e zoomare l'esecuzione degli ordini fino al millisecondo mi aiuta per cercare di capire cosa è successo in determinati punti critici. Ad esempio, potrebbe essere qui sopra, dove il prezzo ha incontrato la liquidità, perché questo prezzo da qui il mercato è salito, e io posso cercare di capirlo zoomando a livello, diciamo, istantaneo, per cercare di capire perché in questo momento non ci sono state più vendite che hanno fatto scendere il prezzo ulteriormente rispetto a questo andamento. Questo, credetemi, ci vuole un po' magari per abituarsi, per comprenderlo, però è sicuramente un aspetto veramente cruciale. Allora, sostanzialmente quindi andiamo a vedere che cosa mi mostra la piattaforma, e la piattaforma mi mostra delle pallette e delle macchie. Okay? Questa, infatti, l'ho chiamata, soprannominata la piattaforma palle, si dovrebbe dire dots, cioè punti, oppure bubbles, forse più elegante in italiano, ma palle mi rendeva meglio l'idea. E ogni palla rappresenta un eseguito, anzi in realtà in questo caso singolo eseguito, ma è l'aggregazione di vari eseguiti, perché come vi dicevo posso andare a zoomare in realtà i singoli eseguiti uno per uno e avere quindi un dettaglio estremamente efficace dell'esecuzione degli ordini. Quindi ho l'order flow sostanzialmente per singolo eseguito. E le macchie invece rappresentano la liquidità, cioè sono un'indicazione visiva degli ordini limit presenti sul book. Okay? Questo, in questo caso è il gold. Vedete che questo è il book. Si è vista per current order book, quindi il book attualmente, dove io vedo la presenza degli ordini limit buy chiaramente in verde e sell in rosso. Quindi vedete che questa zona che ha la maggior quantità di volumi in vendita è indicata qui sopra con una macchina di colore arancione. Questa è la leggenda della liquidità, cioè significa in nero, in blu sono le zone con bassa liquidità e in rosso le zone con alta liquidità. Quindi io sostanzialmente posso andare a capire com'è adesso e com'era la liquidità in ogni zona del grafico. Quindi quello che vedete è che il grafico mi mostra non solo la storia dei singoli eseguiti, ma anche la storia della liquidità. Mi sta dicendo, ad esempio, che in questo preciso momento, alle 13:52, è apparsa della liquidità sul gold a questo livello di 1643,4. Ok? Viceversa, la liquidità, per esempio, a questo livello qua è apparsa a un altro orario, alle 17:26. Okay? Quindi io riesco non solo a vedere gli ordini come riesco a vedere magari in tante altre piattaforme, ma anche tutta la storia della liquidità. Allora, quindi sostanzialmente la piattaforma non fa altro che mostrare eseguiti e liquidità. Poi mi potreste dire, e sarebbe una domanda, un'affermazione anche sensata, che tutto ciò io ce l'ho già nel book e nel time and sales. Questo è parzialmente vero, intanto mi cerco qualcosa dove ho messo anche il time and sales, eccolo qua. Questo è il bond, ok? Questo è il future bond, vedete che ho il book qua, ma l'ho riportato anche nella forma un pochino più tradizionale che è questa, ok? E da questa parte di qua ho il time and sales. È vero che il book e il time and sales forniscono quasi le stesse informazioni che fornisce questa piattaforma, però bisogna ammettere che la capacità di leggere il book e di ricordarsi quali erano i livelli del book, quelli o quei livelli con alta liquidità del book storici, non è così semplice. Quindi o uno ha una memoria di tipo quasi da autismo sostanzialmente, per ricordarsi che qua alle 16:40 è arrivata la liquidità
a questo livello di prezzo del Bund, in questo caso questo è il Bund, oppure riesco a vedere quella attuale, ma ricordarmi quando è entrata la liquidità, francamente non è così semplice. Quindi il chart mi mostra sostanzialmente la storia della liquidità sul book, e questo in questo in una piattaforma con, diciamo, unica con questa caratteristica. E i singoli eseguiti che hanno composto quindi l'order flow. Quindi i singoli eseguiti in teoria li vedo anche sul time and sales, però anche qui sfido sostanzialmente col time and sales a rendersi conto. Adesso in questo momento il mercato è un pochino più rallentato, andiamo a prendere un mercato un pochino più vispo sicuramente, che diventerà, che è il Nasdaq. Il Nasdaq oggi è incredibile, si muove a una velocità impressionante. Vedete come riesco a percepire sostanzialmente i singoli movimenti sul grafico, e il time and sales in questa casa qua farei veramente fatica a riuscire a seguire l'evoluzione del prezzo. Ora, sicuramente esiste qualcuno che riesce a fare questo genere di cose e a ricordarsi a che livello è stato battuto un prezzo, eccetera. Però io qua ho la storia sostanzialmente di tutti gli eseguiti, e vedete che andandoci sopra, lo frizzo un secondo, io riesco a capire, a vedere qual era la liquidità in questo momento. In questo caso qui leggo che c'era una liquidità di 47 contratti bid a 8.996, e che è stato battuto un volume di tre contratti che hanno colpito l'ASK, okay? Perché la palla è rossa. Quindi questo è il tipo di informazione che riesco a ottenere, e che francamente farei, almeno io, farei fatica a vedere con un semplice unione tra il book e il time and sale. Vado un attimo avanti. Ok, cerchiamo di vedere attualmente quali sono gli elementi costitutivi della piattaforma. Allora, qui c'è una linea di demarcazione. Faccio un freeze. Vedete questa linea verticale? Questa linea verticale mi separa sostanzialmente l'attuale dal passato. Quindi questo è tutto ciò che sta a destra è, diciamo, che viene battuto in questo istante, è l'attuale; tutto ciò che sta a sinistra è il passato. Allora, voi vedete una linea tratteggiata rossa e verde, che rappresentano il BBO, cioè il best bid e best offer, o best bid, best ask, cioè o miglior denaro, miglior lettera, a seconda che lo dice in italiano e in inglese. E qui avete la storia, con queste linee verdi e rosse, di quello che era il dell'ask durante tutta la giornata. Quindi questo è il primo elemento. L'altra cosa che vedo qua è last trade, quindi l'ultimo trade effettuato. Vedo poi gli eseguiti sotto forma di puntini, di pallini, okay, che sono i volume dots. Quindi andando sopra a ogni singolo pallino, io riesco a vedere le caratteristiche di ogni singolo eseguito. Okay? Questo è un volume di 2, questo è un volume di 1, a quale preciso istante è stato fatto e se ha colpito il bid o l'ask. Okay? Se ha colpito l'ask è verde, se ha colpito il bid è rosso. Ok? Questo è il genere di dettaglio che la piattaforma mi fornisce. In basso avete anche la possibilità di vedere le volume bars, quindi le barre di volumi. Quindi è un'informazione, volendo, già presente nella dimensione della singola pallina, però avete anche la possibilità di vederlo sull'asse delle X, sull'asse del tempo, quindi di vedere anche, ad esempio, i picchi di volume. Okay? Vedere dove sono venuti i picchi di volume e se questi picchi di volume hanno avuto anche un'influenza sull'andamento del prezzo. Vedremo poi, casomai, durante la parte più pratica, che questo ha un'influenza notevole sul prezzo. Quindi queste sono le volume bars, questi sono i volume dots, quindi i pallini. Adesso voi vedete che sostanzialmente io, a seconda dello zoom, riesco a vedere le palline più o meno distinte, ma se vado
a dezoomare, cercare di avere una visione d'insieme più ampia, le palline sono fatte a torta di mele. Vedete questa qua, ad esempio? Vedete che è mezza verde e mezza rossa? Mezza verde e mezza rossa perché in quel momento in cui si è fermata c'erano sia ordini che hanno battuto il bid che ordini che hanno battuto l'ask, e quindi nella visualizzazione in cui posso aver avuto nel giro di un microsecondo qualche centinaio di migliaia anche addirittura di ordini, io sono in grado di vederli, diciamo, su una scala di tempi, perché dovrei avere un monitor grande come una casa. E quindi per riuscire ad apprezzare le cose devo andare a fare lo zoom e riuscire a separare i singoli ordini. Vedete che queste palle, che adesso sono tutte verdi e tutte rosse, se io le raggruppo forma di torta, dove la prevalenza del colore mi indica se sono state battute prevalentemente sull'ask o prevalentemente sul bid. Quindi mi danno l'idea di quello che è il delta volume, e quindi della prevalenza, appunto, del delta volume è la prevalenza degli ordini battuti in bid o battuti in ask. Questa caratteristica di clusterizzare le cose può essere cambiata. Quindi adesso in questo momento io mi ho settato la piattaforma nella modalità in cui, diciamo, standard, ma posso cambiarla per vedere le cose con maggior dettaglio oppure con meno dettaglio. Questa è una scelta mia. Quello che potete osservare, diciamo, immediatamente è l'utilità di avere la visualizzazione storica della liquidità, perché la liquidità mi indica potenziali punti di svolta del mercato. Okay? Vedete come tendenzialmente la liquidità abbia una caratteristica particolare che fa sia da magnete, quindi attira il prezzo, sia talvolta da repulsore. Ci sono dei momenti in cui la liquidità attraversa la linea della liquidità, quindi se la mangia, e devo dire che chi mette ordini aggressivi è più forte di coloro che si fanno colpire sul book, quindi la liquidità viene mangiata, e altre volte invece in cui la liquidità respinge. Poi andremo a vedere magari meglio, se c'è tempo, il concetto di assorbimento, di esaurimento. E adesso andiamo qui a vedere come in questo preciso momento il Nasdaq sta salendo e va a cercarsi questo livello di liquidità e se lo mangerà o meno. Mangiato, e quindi il prezzo prosegue la sua corsa. Ok? In basso ho un indicatore estremamente utile che è il CVD, cioè sta per Cumulative Volume Delta. Quindi il volume delta cumulativo, che cos'è? È un indicatore che tutte le volte che viene colpito l'ask, quindi la parte rossa del book, per un contratto, ad esempio, sale di 1. Se viene colpito il bid, scende di 1, se 1 è la dimensione del contratto. Quindi se viene colpito l'ask con 10 o 20 contratti, chiaramente il CVD sale di 10 o scende di 10. Io quindi ho qua la visualizzazione sotto forma di grafico del CVD, e questa indicazione qua che mi sta dicendo anche l'andamento del CVD dall'inizio della sessione. In questo caso quindi mi dà un valore negativo, quindi sono stati battuti 1300, 1200, 1300 contratti in più sul bid che non sull'ask. Quindi chi ha fatto ordini aggressivi ha colpito prevalentemente il bid, quindi ha portato il prezzo verso il basso. Ecco, in questo caso qui abbiamo visto che qui il Nasdaq si era mangiato la liquidità, e qua a un certo punto, dopo aver raggiunto questo livello, c'è della liquidità che si è messa sopra, ok? E in questo momento fa da resistenza e quindi porta il prezzo verso il basso. Sempre ammesso che, chiaramente, qui vedete che questo c'è questo, diciamo, chiamiamolo muretto di volumi, che in questo momento sta traendo il prezzo. E con 115 volumi vedete che sono volumi più alti rispetto a quelli che normalmente vedete sul book, ok? Questo
Qui si vedono anche altri pattern interessanti come il book flipping, o vabbè, ad esempio, dopo ve li faccio vedere se riesco a farvi vedere. Per esempio, oggi il platino è uno strumento che ha avuto una direzione, una chiarezza di movimento impressionante. Il platino è uno strumento tendenzialmente trend follower e breakout, quindi se rompe dei livelli importanti, normalmente continua la sua corsa. Il platino è, secondo me, più facile da tradare che non gli indici. È uno strumento con una liquidità decisamente più bassa, più scarsa di quella diciamo, degli indici, specialmente di ES oppure del Bund o di Eurostoxx 50, ma con un comportamento molto pulito. In questo caso qua adesso non lo vedete perché Bookmap vi fa vedere i dati solo da quando accedete alla piattaforma, oppure può andare a cercarsi i dati indietro dipende dal forse fornitore di dati, da un'ora per esempio sui future fino a 24 ore sull'azionario. Ok. Vi faccio vedere per esempio un pattern interessante qui sopra che c'è stato alle 16:03. Eccolo qua. Dunque, aspettate. Ok, in questo caso, ad esempio, la liquidità si trovava qua a supporto, quindi il prezzo era sopra la macchia di liquidità. Ok, c'è stata una fortissima accelerazione di impulso che se adesso vado a zoomare, vedete questa sequenza di palle rosse sostanzialmente che si è verificata, palle rosse quindi che indicano che qui hanno solo venduto. Vedete che il CVD è crollato istantaneamente e nel momento in cui il prezzo è sceso, la liquidità è stata posta sopra. Questa attività si chiama flip the book, quando io sostanzialmente da una parte sono supporto, dall'altra parte cambio idea e divento resistenza. Ok? E questa è un'indicazione piuttosto utile per sapere che questo genere di trend e questa attività di mangiarsi la liquidità durante la discesa, quindi di far scendere il prezzo perché la forza di coloro che mettono ordini aggressivi in vendita è molto maggiore della forza di resistenza di quelli che vogliono comprare limit sul book. Ecco, in questo caso qui il fatto che poi si spostino, la liquidità si sposti sopra, è un'indicazione estremamente importante del fatto che il trend probabilmente tenderà a continuare. Infatti, vedete cosa poi ha fatto dopo il platino durante la giornata. Okay. Vi faccio vedere, vabbè, questo per esempio è il BTP. Anche oggi il BTP ha avuto, diciamo, movimenti in cui si è appoggiato sulla liquidità più volte, okay? Quindi che la liquidità ha fatto da resistenza. Questo è il DAX. Ecco, vi faccio vedere una cosa importante relativamente al discorso del data feed. Lo Eurex mostrava fino a, mi sembra, ottobre, 20 livelli per parte. Dopodiché, da fine ottobre, se non hanno, si sono messi a offrirne solo 15 per parte. Quindi io sostanzialmente il book dell'Eurex sul Bund, sul DAX, è costituito solo da 15 livelli, quindi non ho la cosiddetta full depth of market, quindi non ho la piena profondità del book. Quindi sopra questo prezzo qua, ho preso un secondo per bloccarlo, cioè 12.802, io non so che liquidità c'è, perché non ho i livelli, ok? Guardate la differenza, per esempio, con i mercati americani come ES, dove viceversa, questo è il book, ho la totale visibilità di tutti i livelli di book fino a infiniti, praticamente infiniti, poi chiaramente a 2900 in questo momento su S ci sono solamente 44 contratti, non so chi si è messo lì a aspettare che arrivi a 2900, è molto pessimista. Vedete, in questo caso io ho mostrato su Bookmap anche le candlestick classiche candele a tempo. Le ho fatte vedere solo per
dimostrare che esistono, ma francamente io non le voglio vedere mentre lavoro con Bookmap, perché voglio vedere l'andamento del prezzo nel massimo dettaglio. Ok? Quindi abbiamo visto sostanzialmente la parte, diciamo, del chart, che, ripeto, ha fondamentalmente i volumi, gli eseguiti e la liquidità. E questo indicatore che è il CVD, che chiaramente è estremamente interessante, vabbè, può essere anche utilizzato per analizzare aspetti come le divergenze, quindi non so, nuovi massimi che vengono fatti sul prezzo, ma non vengono fatti sul cumulative volume delta. Ecco, è un tipo di indicazione abbastanza interessante. Vediamo invece questa parte di destra della piattaforma. Questa qui è la scala dei prezzi. In questo caso io ho messo questa colonna che si chiama Custom Notes, dove mi sono segnato alcuni livelli importanti che avevo visto. Per esempio L1 nella mia simbologia, una cosa che posso aggiungere io scrivendoci sopra, significa low di 1, cioè del giorno precedente. Quindi questo era il minimo di ieri, la chiusura di ieri. Questo è il value area low, quindi la parte bassa della value area di ieri. Questo è il POC degli ultimi 30 giorni, POC 30 day. Questo è il value area high, quindi il massimo della value area del giorno precedente. Questo era un valore di LVN, ci sta per low volume node, e magari ce ne avevo segnato anche questo o high volume node e l'open della candela precedente. Quindi mi posso tracciare qui a piacimento, me li scrivo come voglio, sulle varie scale di prezzo, quelli che sono degli elementi che voglio tenere sotto attenzione. Ad esempio, se utilizzo il volume profile, potrei andarmi a scrivere per la giornata quelli che sono i livelli che voglio attenzionare, un termine che mi fa schifo in italiano, comunque, a cui voglio prestare attenzione. Ok? Quindi questa è la funzione custom dot, COB abbiamo detto è il current order book, che in questo caso io rappresento sotto forma di istogramma, in maniera da vedere sia i numeri dei prezzi bid, in questo caso quelli dei prezzi ask, ma anche un'indicazione grafica immediata dei punti dove si trova la maggiore concentrazione dei volumi. Ovviamente questa indicazione ce l'ho anche dalle macchie, ok? Le macchie attuali, quindi la maggiore concentrazione di volume adesso è in questa fase qua, è in questa zona qua, oppure qua o qua, che corrispondono quindi ai picchi dell'istogramma del book. Ok? Quindi il book chiaramente mi dà già l'informazione attuale dei volumi, però il chart mi dà anche quella storica che normalmente non ho. Questa colonna qua mi fornisce le indicazioni delle aggiunte tolte dal book. Quindi vedete che io riesco a vedere, ad esempio, quando, certo ci vuole una velocità importante, però riesco a vedere se stanno aggiungendo o togliendo pezzi dal book. Chi lavora sul book sa che questa è un'informazione che guarda molto, se specialmente in prossimità del prezzo o in prossimità dei livelli di attenzione, come questo, che potrebbe essere una liquidità che fa da supporto, viene tolta o viene aggiunta. Okay? È un'indicazione che io ho anche graficamente, oggettivamente, perché in questo momento vediamo per esempio che la liquidità su questo livello è aumentata. Vedete che qui avevo un certo livello. Io posso vedere, dire col mouse over, posso vedere che qui c'erano 181 contratti e poi sono man mano che il prezzo si è avvicinato sono aumentati e qui sono diventati 3.080. No, scusate, sono diventati. Scusate, sono un po' imbranato. Sono aumentati. Dove sono finito, eccoli qua, sono aumentati 257, 400, eccetera. Quindi la indicazione, diciamo, grafica è utile per capire quando la liquidità aumenta, perché la macchia diventa da gialla ad arancione, da arancione a rossa e tendenzialmente diventa anche un pochino più spessa, perché attorno al livello di picco della liquidità in genere si distribuiscono anche altri livelli. E quindi non è semplicemente una linea su un solo livello di prezzo, ma è una macchia che rappresenta una zona di prezzi. Okay. CVP sta per Chart Volume Profile. Questo è il volume profile, ma è il volume profile la zona di grafico che io sto osservando. In questo caso dalle 17
7:11 fino ad oggi sono 18:45, quindi vedo che siamo già abbastanza in là con i tempi, quindi ho sforato, sono stato piuttosto lungo, vi chiedo scusa, però questo mi fa vedere sostanzialmente in maniera grafica il volume profile. Potrei anche vederlo di tutta la sessione, sia dezoomando e andando sostanzialmente a vedere dall'inizio dell'attività, della giornata, oppure settandolo, perché c'è la possibilità di settare questa forma qui in maniera, questa schermata qui in maniera che lo veda sotto forma di volume profile della sessione. Okay. Questo genere di informazione mi permette anche di fare con Bookmap anche l'analisi del cosiddetto footprint. Perché io se chi è abituato a guardare un footprint vede un'indicazione di questo tipo, dove a destra ha i volumi che sono stati battuti colpendo il bid e a sinistra quelli che sono stati colpiti colpendo l'ask. Ecco, questo genere di informazione normalmente è legato a una candela fissa, cioè una candela a tempo, una candela a volume, una candela a ordini, eccetera. In questo caso la mia è una candela che è zoomabile a piacimento. Quindi io posso vedere, ad esempio, perché ritengo che questo sia un prezzo interessante, qual è il comportamento del volume profile in questa precisa zona, che è quella che io sto visualizzando sul grafico in questo momento. Quindi posso vedere, ad esempio, i cosiddetti trap traders, che spesso si verificano, cioè i trap traders sono quelli che hanno comprato il prezzo più basso o il prezzo più alto e che tendenzialmente se ne accorgono e poi devono ricoprirsi e quindi fare invertire il prezzo. Poi da chi usa il volume, diciamo, il footprint sta parlando, altrimenti forse fa un po' fatica a seguirmi. Ecco perché dicevo, magari un po' di conoscenze del mondo volumi aiutano nella lettura delle informazioni che vedo su questa piattaforma. Volevo farvi vedere anche qualche azione, perché ritengo che i movimenti delle azioni siano anche più puliti di quelli, anzi, però vi ragione, sono più puliti di quelli degli indici, perché rappresentano un solo tipo di interesse e non una somma di andamenti. Vedete, si vede molto bene, adesso chiaro che occorre prenderci un po' la mano, io sono mesi che guardo tutti i giorni questa roba e quindi io ci ho preso un po' la mano, però si riesce a capire perfettamente come la liquidità funzioni da attrattore prezzo e talvolta, quando è molto grossa e quando ci sono le condizioni giuste, anche da repulsore. Quindi in questo caso qui vedete, questa è l'apertura del titolo Apple. Nell'azionario avrete sempre dei volumi mostruosi in open e soprattutto in close. Quindi qualsiasi giorno voi analizzate, vedete che la palla, diciamo, dell'open e la palla del close sono nettamente più grosse delle altre. Siccome le dimensioni delle palle sono in scala rispetto alla più grande, se io vado a escludere la prima palla, vedete che anche queste altre diventano più grandi. La stessa cosa vale per il discorso della liquidità. Quindi anche la scala di colore della liquidità è riferita alla porzione di grafico che vedo. Quindi se io zoomo, magari una liquidità che mi poteva sembrare arancione può diventare gialla perché sto guardando delle cose diverse, ok? E viceversa. Ecco, in questo caso vedete quindi come la liquidità abbia fatto da supporto il prezzo di 290, c'erano 221.439 pezzi di Apple qui sopra. E questa è un'indicazione molto interessante, anche il fatto che la liquidità sia o meno permanente, cioè stabile. Quindi questa liquidità vedete che è stata aggiunta alle 15:30, quindi all'apertura del mercato, così come lo è stata questa, okay, che però è stata mangiata dalla forza degli venditori, il volume delta è sceso durante tutta la giornata. E come è stata mangiata questa? Come è stata mangiata questa, anche se in questo momento qua, vedete questa grossa palla verde, c'è stato un tentativo di resistenza del livello, quindi il prezzo è risalito, poi dopo però la liquidità qui è sparita e a questo punto non ha avuto più barriere per arrivare fino al più grosso livello di liquidità di oggi, che era questo qua, che invece ha funzionato molto bene come supporto. Ecco, questo genere di cose magari fate un
Può darsi che questo livello corrisponda anche a qualche minimo di qualche giorno fa sui chart, diciamo, classici, a tempo. Però non è sempre così. Cioè, se voi vi mettete a cercare i punti di inversione degli swing su un grafico di questo tipo, vedete che non sempre sono punti che avreste determinato con l'analisi tecnica classica, quindi con supporti, resistenze, linee orizzontali oppure anche trend line, cose di questo tipo. Vi sfido a fare questo esperimento, quindi di visualizzare le inversioni di prezzo con una logica che può essere completamente diversa da quella dell'analisi tecnica tradizionale. Questo era Apple, poi vabbè, faccio vedere Microsoft. Microsoft ha avuto un tipico assorbimento qua. Questo è proprio un esempio paradigmatico di quello che è un assorbimento, cioè il prezzo che scende, una liquidità enorme. Questi pensavano in un ordine mostruoso di sfondarla, ma hanno trovato probabilmente un iceberg. E quindi il volume di questa palla, nonostante potesse essere apparentemente maggiore della liquidità presente sul book in questo momento, ha generato poi un ritorno verso l'alto perché il prezzo non è riuscito a scendere sotto questo livello. Quindi significa che chi era sul book ha mostrato questa liquidità, ma nel momento in cui è arrivato qui il prezzo, ha fatto un refill del livello e quindi ha impedito agli aggressori che qui dentro hanno fatto uno sforzo enorme. Vedete che questo volume vi indica con un pezzo verde, un pezzo rosso anche il volume delta, quindi vi indica che qui dentro sono arrivati solo, praticamente solo venditori, quindi venditori che hanno fatto ordini market importantissimi, ma non sono riusciti a mangiarsi questo livello e il prezzo a questo punto è ritornato in qua. E vi ricordate un esempio, una cosa molto interessante: se voi siete questo qua che ha buttato dentro un ordine da 11.916 pezzi, quindi non proprio bruscolini, e vedete che il prezzo non va giù, che cosa fate? Vi rendete conto di essere il pirla che è rimasto col cerino in mano, quindi quello che si chiama tecnicamente il trap traders, quindi il trader intrappolato. Il trader intrappolato, quello che fa tendenzialmente è ricoprirsi immediatamente ed è lui che poi fa avviare la ricopertura e quindi l'andamento del prezzo nell'altra direzione. Adesso purtroppo sono andato molto lungo e non c'è tempo, ma li vedremo se vi interessa. Vedremo degli esempi pratici che sono sicuramente più istruttivi nei prossimi webinar, dove cercheremo di capire il concetto di assorbimento molto meglio, ma anche il concetto di esaurimento. Abbiamo ancora forse qualche minuto, sì, sono sforato perché l'orario era 45 minuti, ma se mi permettete, volevo far vedere un'altra caratteristica, che è quello che dicevo prima della visualizzazione delle palle come volete voi. In questo caso qui io col tasto destro del mouse vado sul volume dot settings e in questo tipo di visualizzazione, che è quella forse più semplice per un neofita per iniziare, ho utilizzato una logica di clustering, cioè di aggregazione degli ordini. Ok? Se viceversa voglio vedere i singoli eseguiti in maniera più pulita, posso mettere clustering none, quindi nessuno, e visualizzare quindi gli ordini in maniera singola, in maniera molto più chiara. Inoltre, per non avere la visualizzazione, vedete che ha comunque a torta di mele che in certi momenti ho lo stesso, tipo qui, vedete c'è qualche torta di mele, un pezzo rosso, un pezzo verde, posso scegliere di visualizzare le cose, ma solo nella versione beta della piattaforma, sotto forma di volume delta. Quindi non voglio il volume totale che è stato battuto in quella zona, ma solamente il delta volume, quindi il buy meno il sell. E in questo caso le palline assumono un unico colore che è dato dalla differenza sostanzialmente degli eventuali vai insieme. Ricordo che comunque quando zoomo io vedo le cose a livello atomico, quindi vedo comunque gli ordini in maniera distinta. Però questo, ad esempio, questo ordinetto qua
che io vedo come due ordini quasi appiccicati, in realtà sono due ordini che sono distanti, questo è il 47, 41, questo è il decimo e il secondo, c'è cioè il tesimo, millesimo, decimillesimo, centomillesimo, e questo è il microsecondo. Quindi da qua a qua sono passate una serie di microsecondi, adesso non li ho contati, ma vedete che chiaramente man mano che dezoomo, questi ordini si sovrappongono perché ovviamente la visualizzazione grafica, tutto ciò che prima era separato adesso diventa un'unica palla. Ok? Quindi l'analisi, per esempio, della grafica di cosa è successo in momenti in cui, per esempio, il prezzo incontra liquidità, ecco, quello che io vi invito a fare qualora diventaste utilizzatori di questa piattaforma è proprio questo: andare a guardare cosa succede quando il prezzo incontra liquidità. Perché è lì che imparate a capire se il prezzo continuerà liquidità o si fermerà e ci sarà il rimbalzo. Vi chiede un po' di tempo, ma vi garantisco che dopo un po' di tempo riuscirete a fare delle entrate, diciamo, quasi millimetriche al mercato. Allora, sono veramente lungo, per cui rimandiamo tutta la parte, diciamo, tecnica di analisi di come utilizzare la piattaforma dal punto di vista pratico e andiamo a vedere un aspetto relativo ai broker e ai flussi dei dati. Allora, faccio questo perché io ho un piccolo gruppo, diciamo, di Facebook nel quale ho cominciato a raccontare questo genere di operatività, quindi dove alcuni di voi sono qui che mi stanno ascoltando e che hanno visto vari risultati che si riescono a ottenere con questo genere di operatività, che sono interessati soprattutto a questi aspetti qua, cioè a quali tipi di broker o piattaforma possono essere connessi alle piattaforme. Io non voglio schierarmi da nessuna parte, dico solo che questi sono i potenziali fornitori di data feed per i future. Quindi DXFeed, Rhythmic, Credit Technologies, EQG, Gain Capital, Transact, EQFeed, Stage 5, eccetera. Io, relativamente al discorso future, c'è però da dire che i future di DXFeed e quelli di Rhythmic sono gli unici che io conosca che hanno il full depth of market, quindi che vi permettono di visualizzare tutti i livelli del book. Viceversa, non avete questo genere di caratteristiche, per esempio con CQG. Quindi questo riguarda chiaramente i future americani, perché sui future europei il problema non si pone perché comunque sono limitati dall'Eurex alla fonte. Per quanto riguarda le stocks, le azioni, quindi potete connettervi a TradeStation, Interactive World Broker per la parte esecutiva o a Cedro, che non conosco francamente, e DXFeed per la parte di data feed. Quindi DXFeed fornisce un flusso dati che è quello che stavate vedendo prima sull'azionario americano di alta qualità e potete poi fare gli ordini, quindi la parte esecutiva, perché DXFeed non vi permette di fare la parte esecutiva con Interactive Broker o TradeStation. Per quanto riguarda il mondo, diciamo, delle cripto, cioè, c'è molta più roba, però io francamente, diciamo, sugli exchange di criptovalute ho qualche reticenza a mettere i soldi, ma magari sono solo un mio problema. Qui dentro, se vi vedrete la registrazione o vi fate uno screenshot dello schermo, vedete anche qualche dettaglio in più sulla piattaforma Bookmap, dove trovare le indicazioni relativamente alla connettività. E in questo caso sono anche i broker, diciamo, che permettono di fare attività. Quindi sulle azioni abbiamo detto TradeStation, Interactive Broker permettono di fare trading, sulla parte future di Ameritrade, TradeStation presto, perché ancora no, anche Ameritrade, e invece Stage 5 va bene, Optimus, Cannon, Rhythmic, Amp Future, eccetera. Rhythmic è anche un gateway, quindi voi lo potete utilizzare con vari, diciamo, broker che vi danno il flusso dati di Rhythmic e quindi vi permette di avere sia il flusso dati sia la parte esecutiva. Ma non voglio sponsorizzare nessuno. Vediamo l'aspetto più dolente, il pricing. Qui dentro avete, se andate su bookmap slash asterisco pricing, avete le informazioni che io ho riportato qua.
Voi potete sottoscrivere, se volete, se vi piace, la piattaforma Digital, che è quella free, che vale solo per le criptovalute. Quindi vi è piaciuta la piattaforma, vi interessa, ve la scaricate, volete iniziare a giocarci. Con la piattaforma Digital avete la possibilità di vedere le criptovalute in tempo reale e l'azionario, però una sola azione per volta, se non ricordo male, ritardato, okay? Di 24-48 ore, non ricordo. Comunque anche questo vi permette di familiarizzare con gli elementi della piattaforma. Se poi vi piace, se volete in realtà vedere il flusso dati, utilizzare il flusso dati per i future e l'azionario, dovete sottoscrivere le piattaforme di pagamento sotto forma della Global o la Global Plus, o Plus, come si dice da noi, visto che è una parola latina, dove la Global è la piattaforma, diciamo, più di base, che permette di tradare e fare trading solamente sulle cripto, però permette comunque di visualizzare i future e le azioni. Quindi voi con la Global potete visualizzare future e azioni, e se volete poi fare trading su un'altra piattaforma con un altro broker. Questo vi permette di risparmiare qualche soldo, però vi perdete tutta una serie di indicatori e di funzionalità che non ho fatto in tempo a farvi vedere oggi, come il detector dei large trade, oppure degli iceberg o gli imbalance, che sono una cosa che vedete qui sopra, che vi mostra in maniera abbastanza evidente se c'è più pressione in acquisto o in vendita sul book e se c'è più pressione o in acquisto o in vendita sulla parte esecutiva. Okay? Ricordo che book ed eseguiti sono sempre lati opposti della piattaforma. Questo è il prezzo per in caso di sottoscrizione mensile, oppure potete risparmiare un 20% rispetto a quei prezzi facendo l'abbonamento annuale, oppure volendo comprarvi quello a vita, lifetime. Nel lifetime però avete l'upgrade limitato alla versione 7, che è l'attuale, e alla 8. Quindi se un giorno ci sarà la Bookmap 9, non so quando arriverà, penso che non possiate averla. Quindi questi sono poi i prezzi delle piattaforme, che sono abbastanza allineati, diremo, con altre piattaforme professionali di trading. È l'offerta che Bookmap fa coloro che vanno a, diciamo, nella chat. Adesso forse Bruce scriverà l'indirizzo, che poi può essere anche questo qua. Sì, l'ho messo nella chat di GoToSoftware. Ok. Sì, no, no, quello link non è giusto. Alright, ok, sorry. Allora, è quello che ha messo Bruce nella chat, dove avete un po' di sconto. Per esempio, con questa formula, Global Plus, che costa $99 al mese, nei primi 3 mesi ce l'avete a $49, $147 per 3 mesi, dopodiché passa a 99. Oppure avete la Global Plus per un anno a un prezzo, diciamo, scontato, sempre circa poco meno del 50%, poco meno del 50%. Queste sono quelle che ho evidenziato, perché secondo me sono le offerte più interessanti, perché sulla lifetime forse lo sconto è inferiore. Vi lascio scorrere, siccome è tardi, solamente queste link, che se volete fare lo screenshot con Gihazo o altri strumenti, o anche le forbicine semplici di Windows, queste qua vi permettono di segnarvi, che sono delle risorse per approfondire le cose, perché vi dico la verità: su Bookmap trovate una quantità di roba mostruosa, nel senso che Bruce, che è il capo dei formatori, si fa un mazzo così per cercare di tutti i giorni di insegnare a utilizzare la piattaforma. Purtroppo lo fa in inglese, quindi sì, potevo dire che Bruce parla un inglese molto comprensibile, per una capra come me, ma ci sono veramente tantissime cose. Cioè, c'è un canale YouTube dove trovate veramente il mondo, e decine e decine di video fatti anche da trader, diciamo, professionisti, che vi danno le indicazioni su come loro utilizzano la piattaforma. E poi ci sono degli webinar, diciamo, praticamente tutti i giorni da parte di Bruce, sia per quanto riguarda l'utilizzo basico delle funzioni della piattaforma, sia per quanto riguarda l'analisi in tempo reale delle situazioni. Quindi avete veramente tanta, ma tanta roba.
Queste altre sono altre risorse. Nel sito web trovate una parte di education, una parte di wiki, un blog, un forum, qualcosa che... E poi soprattutto il canale YouTube. Il canale YouTube veramente c'è tutto. E una cosa che secondo me è veramente una cosa da leggere è questa. Questo perché la maggior parte delle persone non ha assolutamente idea di cosa sia la meccanica del mercato, cioè di cosa significhi quando gli ordini di Facebook, la loro priorità, come funziona un ordine iceberg. Qui dentro è spiegato tutto veramente molto molto bene. Quindi questo che ho evidenziato in bold, in grassetto, è una risorsa che io vi consiglio assolutamente di leggere. Anche questo purtroppo è in inglese, quindi... per noi italiani è un pochino più complicato. Ecco, questi ad esempio, questi sono ad esempio i corsi di education che fa Bruce, di cui la prima parte, questo qua, è disponibile per tutti, la trovate sul canale di YouTube. Questi invece sono disponibili solo per i clienti. Va bene, io chiuderei qua, lasciare le eventuali domande e risposte, però volevo farvi capire di che cosa vorrei parlarvi eventualmente la prossima volta, qualora vi potesse interessare. Vi vorrei far capire per chi sono veramente le mani forti e cosa interessa loro a fare e se guadagnano sempre. Questo perché noi sappiamo che pensiamo che i retail vadano contro le mani forti e che le mani forti sono lì per manipolarci e per guadagnare dei retail. Vedremo che questa cosa è assolutamente falsa, che diciamo, lo scontro è tra mani forti e contro mani forti e che non necessariamente le mani forti hanno gli stessi interessi, cioè non tutti sono necessariamente speculatori, c'è chi fa arbitraggio, chi fa hedging, eccetera. Cercheremo di guardare queste cose guardando dei numeri, numeri veri, e non illazioni campate in aria. Quindi vedremo anche qual è l'influenza dei trader retail sui mercati dei future, che ve lo anticipo già, è praticamente zero. Vedremo un po' meglio quello che non siamo riusciti a vedere oggi, quindi l'assorbimento, l'esaurimento, quando il prezzo inverte, quando il prezzo si mangia la liquidità, perché lo fa. Vedremo anche cosa sono gli algo di execution alpha, come intervengono sui mercati, che funzione ha, per esempio, abbiamo visto forse un indicatore velocemente che era il VWAP, cioè il Volume Weighted Average Price. Cercheremo di capire cosa deve fare un istituzionale per cercare di portare a casa la pagnotta tutti i giorni. Cercheremo di provare a capire cosa fareste voi se foste un istituzionale che deve comprarsi 1.000 lotti di DAX, che sono circa... Adesso o un po' meno, 325 milioni di euro, ok? Perché ovviamente non potete mettere un ordine sul book di 1.000 lotti di DAX perché vi vedono, nello stesso tempo non potete mettere un ordine market di 1.000 lotti di DAX perché svuotate il book. Quindi dovreste cercheremo di capire cosa fa un istituzionale quando vuole lavorare. E questo è utile perché cerchiamo di capire perché il prezzo si muove in un certo modo. Poi vedremo come preparare la giornata di lavoro, gestire il news flow, quindi le notizie che arrivano, quelle calendarie, ma quelle che invece sono, diciamo, vengono cosiddetti squawk, cioè le notizie che arrivano istantanee. Cerchiamo di capire se gli strumenti finanziari sono tutti uguali, se tradono tutti nello stesso modo, se ci sono delle volatilità e dei volumi differenti tra le varie sessioni. E poi cercheremo di fare un po' di chiarezza anche sul discorso della manipolazione del mercato, cioè quelle che sono attività vietate per legge, che sono le cosiddette pratiche dirompenti o di manipolazione, come il code stuffing, lo spoofing, lo horse trade, il penny the book, il book flipping, eccetera, eccetera, che sono attività che, sebbene siano vietate, si vedono sui mercati tutti i giorni. Can you confirm, Bruce, that spoofing or book flipping are current in the market every single day? Sì, si può vedere, sì. Ok, that's all, quindi chiudo. In realtà abbiamo fatto veramente tardi, quindi non credo che ci sia, non so, tempo per le domande, non so se ce ne sono. Ma ci sono qualche domande? Inizio con Enrico. Mi dicono complimenti, molto interessante. La data del prossimo webinar è già decisa. C'è una data il 30 di marzo. Can you confirm, Bruce, is that March the 30th? No, Next week. 20th. It's Friday, March 20th.
Ah, ok, sorry. Quindi queste sono, diciamo, una data che faremo, però non so se quello faremo in inglese o in italiano, adesso vediamo, o se lo faremo con traduzione, una traduzione un po' antipatica. Non riesco a vedere bene le domande, forse se faccio detach qua. Ah, ok. Hai provato a connettere Bookmap a diretta? No, non ho provato, so che ci sta provando il mio amico Fabrizio Minciotti, non so se ci riesce, così chi ha diretta con le API potrebbe connettere il FIB e l'azionario italiano. Puoi suggerire qualche pattern di liquidità da utilizzare su Nasdaq a un secondo? Un secondo no, francamente non è cioè, non credo che abbia senso lavorare su un secondo, ma vi garantisco che se voi incominciate a guardare la liquidità e vedere cosa accade quando il prezzo incrocia la liquidità, riuscirete ad entrare sui reversal, ad esempio, con una precisione che è infinitamente superiore a quella che avrete con un grafico di tipo tradizionale, dove sostanzialmente vi accorgete che il prezzo inverte solo quando vi si forma magari una pin bar su un supporto non resistenza. Alle 16:30 su Apple può essere usato un flip the book? Non lo so, adesso dovrei guardarci. Direi che dati free per multicharts, ma sono lenti. Ok. Complimenti. Vabbè, questi sono complimenti, quindi non li facciamo vedere. Grazie comunque. Enrico, già lo usi per live trading profit factor su 6 mesi? Questa è una domanda impertinente. Qualcuno del mio gruppo Facebook ha visto quanto si riesce a fare. Scusate, una cosa pubblica non lo metto. Diciamo che le mie performance sono migliorate parecchio. Vorrei un webinar sulle strategie intraday con Bookmap, se possibile. Sì, volentieri. Quanto dura vedere? Questa domanda è interessante. Quante di mio amico Andrea, quanto dura la mia operatività? Cioè, quanto dura mediamente un trade? Allora, chi fa trading intraday purtroppo si trova a dover diciamo, fare un'attività più frenetica necessariamente di chi fa attività multiday. Qual è lo svantaggio principale? Lo svantaggio principale è che l'edge che vi fornisce questo genere di indicazioni dura poco, cioè perché diciamo, le cose cambiano molto molto velocemente e quindi il fatto che ci sia per esempio un'accelerazione del volume, che si veda una chiara partenza per esempio del CVD verso l'alto, che ci sia un assorbimento che poi porta il prezzo verso l'alto, tipicamente non sono inversioni che io posso utilizzare da guardare per tenere giorni. Quindi quello che vi dico è che io normalmente lavoro sul Nasdaq per portarmi a casa tra i 10 e i 30 punti, ok? A volte meno, a volte di più. Insomma, in questi giorni, per esempio, il Nasdaq ha avuto degli swing intraday mostruosi da 70 punti, così in 5 minuti si riusciva a fare più facilmente. Ecco, questa roba qua significa chiaramente che voi avrete degli average trade un pochino più bassi, però l'edge che ottenete vi porterà diciamo, a migliorare il cosiddetto risk reward in favore vostro e quindi l'operatività riesce a essere comunque estremamente profittevole con profit factor molto alto. Chiaro, ci vuole tanta pratica, non nego. Quante ore al giorno sto davanti al monitor? Beh, questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere. A guardare sta roba, io magari la mattina tendenzialmente non lavoro, e lavoro magari il pomeriggio, oppure per esempio mi faccio gli ultimi 10 minuti di Nasdaq, perché so che la volatilità è pazzesca. Per cui, non lo so, questo dipende anche un po' dall'avidità che voi avete, perché se riuscite a farvi, che ne so, 20 punti di Nasdaq che sono con un lotto 400 dollari, potreste dire, vabbè, mi basta, e vado, e smesso, e vado fuori. Oppure siete avidi, volete cercare di farne di più, rischiando di perdere tutto, chiaramente. E poi il rischio dell'intraday è quello di diventare ludopatici, ma questo lo sappiamo tutti. Quindi chiaramente un average trade più basso, ma devo dire che insomma, le commissioni, lo slippage, eccetera, visto l'edge che c'è, non incidono più di tanto.
Su quali strumenti ti stai trovando meglio, azioni o future? Come dicevo prima, l'azionario è sicuramente più pulito del future, però purtroppo ha molto meno leva, perché la leva intraday per l'azionario americano è 4, mentre invece la leva sui future è mediamente 15, eccetera. Quindi insomma, per lavorare sull'azionario e portarsi a casa la pagnotta occorre un conto consistente, ovviamente. Con i future, con tutti i rischi che utilizza, che hanno la leva, sicuramente si può fare meglio. Quanto può essere importante la parte hardware? Ecco, questa è una domanda anche questa centrata, cioè che hardware ci vuole? Bookmap è una piattaforma abbastanza demanding in termini di CPU e di scheda grafica, eccetera, ma soprattutto lo è perché il flusso dati è pesantissimo. Cerchiamo di capire un aspetto. Mentre io carico un grafico a candele, okay, io sto passando i dati open eye, low close, okay? In mezzo non c'è niente. Al limite c'è il volume all'interno di una candela. Quindi scaricare 10 anni di open eye, low close anche di candela un minuto non pesa niente. Okay? Qui dentro invece vi portate gli eseguiti al nanosecondo, con loro timestamp, con loro volume. E con la storia del book, cioè voi istante per istante con una frequenza di refresh che se non mi ricordo male è di 250 millisecondi, avete l'esatta dimensione di tutti i livelli del book. Tutti i livelli vuol dire tutti, cioè il livello 200 di Microsoft io ce l'ho da tutta la giornata. Okay, quindi qui che ci fossero 143.694 volumi, io devo registrarlo ogni 250 millisecondi. Vi rendete conto che questa roba qua chiaramente pesa tantissimo, quindi il flusso dati è veramente un aspetto importante. Occorre un flusso dati di qualità e il flusso dati di qualità costa e pesa. Okay? Costa perché un flusso dati di qualità veramente costa, insomma, una settantina di dollari al mese solo per il future. E un centinaio passa per l'azionario, ci vogliono. Altra domanda: se giornate di volatilità sono state più difficili o più facili? Io preferisco la più bassa volatilità perché preferisco giocare a rimbalzare tra i livelli di supporto e resistenza. Però dipende, ecco, non mi fossilizzo. Chi mi ha fatto la domanda sa bene quali sono stati i risultati degli ultimi 2 giorni della mia operatività e quindi. Sa bene che quando ci sono dei trend molto forti è sempre meglio starci dentro. Dunque, non avendo riferimenti sui volumi passati, devo per forza aggiungere un'altra piattaforma per i volumi. Se voglio vedere il volume profile, domanda Roberto. Sì, io ho un'altra piattaforma con la quale guardo il volume profile, per esempio, degli ultimi della settimana, perché Moonpack. O ve la mettete su WPS, in teoria vi raccogliete i dati anche dei giorni precedenti, oppure da quando accedete alla piattaforma vi comincia a caricare i dati. Non ha storici e non è fatta per fare un'analisi del volume profile sul più alto periodo. Però ci sono piattaforme, detto tra noi, cioè TradingView, ad esempio, è una piattaforma fatta da Multichart, costa pochissimo e vi permette di fare tutto ciò che volete per quanto riguarda il mondo del volume profile. Per dirne una, poi ce ne sono altre, Overchart, Volsys e tante altre. Non voglio fare pubblicità, Market Delta, così. Cioè, ce ne sono tante, quindi quella che vi piace di più e che vi trovate meglio. Boh, non so, ce ne sono altre domande, non riesco a leggerle proprio tutte. Bookmap è abbinabile, apro real time, mi chiede Enrico l'incetto. No, non che io sappia. Quindi io so come lavora Enrico con Pro Real Time, con tutti i suoi livelli e con l'analisi Super trend della DX, eccetera. No, questa sarebbe una piattaforma a parte, diciamo, per cercare di ottimizzare quelle accelerazioni che tu vedi, ad esempio, con la DX, oppure sulle con le tue strategie, diciamo, di swing back sulle Bollinger, eccetera.
Non so se ci sono altre come visualizzare Volume High e Volume Low, chiede Lucio, e come dicevo prima ci vuole un'altra piattaforma perché ci vuole una piattaforma di Volume Profile. Quindi questa è una piattaforma che vi fa vedere le cose immediate, attuali. Se volete fare un'analisi multi-day, chiaramente vi serve abbinarla a un'altra piattaforma, diciamo, più tradizionale, che però si trovano facilmente. Okay? Penso che non riesco a rispondere a tutti, purtroppo. Vi chiedo scusa, ma siamo già andati oltre di mezz'ora, quindi lascio la parola a vi saluto e vi ringrazio, ovviamente. Lascio la parola a Bruce per i saluti finali. Thank you very much, Bruce, for your invitation. Enrico, I think that's all. bravissimo, è veramente un webinar alto, livello alto qui. Allora, forse well, vediamo come va a marzo, 20 di marzo, per farlo in inglese con traduzione in italiano. Oppure vediamo cosa facciamo esattamente. Ma è veramente molto chiaro come spiegato tutte le funzionalità di Bookmap. Grazie. Va bene, allora I'll send the rest of the questions to you if you like. You can answer Enrico and then Yes, we thank you. okay excellent Yeah, thank that's you good. very much really fantastic webinar Grazie a tutti. Ciao, buona serata. buona serata.